Roberta Capua nasce a Napoli nel 1968 il 5 dicembre, dove cresce con la famiglia e il fratello Michelangelo, che vive a Londra. Pochi mesi dopo aver conseguito la maturità classica nel 1986 vince il concorso di bellezza Miss Italia e l'anno successivo è seconda classificata al concorso internazionale Miss Universo. Inizia quindi una carriera come modella e indossatrice e aggira il mondo posando per i più famosi fotografi di moda e sfilando su importanti passerelle. Torna quindi in Italia e viene scelta come volto di Rete 4, iniziando così una lunga carriera televisiva sia nelle reti Mediaset che Rai. Roberta Capua è stata sposata in prime nozze con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset, e dopo una lunga storia con Massimiliano Rosolino. Si sposa con Stefano Cassoli e il 25 febbraio del 2008 nasce il figlio Leonardo. Decisa ad intraprendere il ruolo di mamma a tempo pieno, la conduttrice lascia parzialmente gli impegni in TV facendo solo qualche apparizione. In apertura di puntata, Roberta Capua ha annunciato il servizio riguardante Sara Corcione, la donna che avrebbe avvelenato con del nitrato di sodio nel tè la madre. Secondo quanto raccontato dalla conduttrice, la donna si è giustificata dicendo di sentirsi perseguitata dalla donna e di aver preso l'idea da quanto fatto da un ragazzo di Bologna per uccidere il patrigno. Nel riportare quanto emerso finora, la conduttrice si lascia andare ad un commento sulla vicenda: questa storia ha dell'inquietante. In un momento successivo lei e Gianluca Semprini sono tornati a parlare della tragedia di Riccione, le due ragazze travolte dal treno. I conduttori hanno prima dato un aggiornamento sulla vicenda, spiegando che queste sono rimaste sul binario per 12 secondi mentre il treno era in movimento. Infine Semprini ha spiegato che il padre delle due ragazze al momento non vuole rilasciare alcuna dichiarazione e che sta ancora cercando di elaborare il lutto. Una scelta che il conduttore reputa più che normale. Come fai a rassegnarti alla morte di due figlie? Questi 12 secondi terribili, un impatto devastante, è una vicenda dolorosissima. Talmente dolorosa che il tragico destino delle due sorelle di 17 e 15 anni ha lasciato un segno anche su tutti gli italiani, incapaci di accettare il destino di queste due giovani.